Al termine di una stagione decisamente positiva, con la conquista della Coppa Italia 2024 in quel di Torino nel mese di febbraio, con una salvezza conquistata con largo anticipo e addirittura dopo aver sfiorato anche i playoff, la Gevi Napoli Basket ha voluto salutare tifosi e simpatizzanti in quella del Palabarbuto. Noi eravamo presenti e abbiamo naturalmente voluto ascoltare ai nostri microfoni alcuni dei protagonisti dell'ottima stagione del Club Azzurro. Allora, siamo con il capitano di Nicolao, terminata la stagione, ci fai un consuntivo, una stagione sicuramente importante, dai. Una stagione che considero molto positiva, inizio un anno zero, è iniziato molto bene, ovviamente volevamo il playoff, però penso che comunque sia andato benissimo con la coppa e ci sia un buon punto di inizio. Senti, qual è stato il momento più bello, la vittoria della Coppa Italia, logicamente, un po' la squadra e tutto il resto, no? Assolutamente, vincere la Coppa è stato un sogno e ancora tutt'oggi ho i brividi e alzare quella Coppa con tutti i napoletani presenti è stato bellissimo. Un saluto ai telespettatori di Pianeta Basket. Allora, innanzitutto siamo con un grande amico, un grande coach. Allora, quest'anno, questa stagione fantastica, sicuramente indimenticabile, no? Che pensi, Cesare? Secondo me è stata una stagione importante e sopra ogni aspettativa. Ho coniato il modo di dire che abbiamo dato tutto noi stessi e abbiamo conquistato dei risultati importanti, superiori a quelli che erano i programmi della società. Allora, il momento più emozionante è la vittoria in Coppa Italia, lo immagino. Il momento più emozionante è stato rientrare nello spogliatoio quando abbiamo vinto la Coppa, Italia, perché lì c'è stata proprio un'energia che era la sintesi delle tre giornate di quello che la squadra era riuscita a conquistare. Senti, il segreto di questa squadra, del rendimento di questa squadra, che sicuramente non è la partita tra le favoritissime. Sono tre elementi, società, staff e squadra. Hanno funzionato tutte allo stesso modo e credo che questo sia stato un elemento fondamentale e posso aggiungere anche il grande tifo, la grande passione e la grande positività che abbiamo sempre avvertito all'interno del palazzo. Senti, un saluto a Pianeta Basket di Dubai. Un grande saluto ai nostri amici, a tutti. Ciao, grazie. Ed allora siamo col direttore sportivo Peppe Liguori. Peppe, un bilancio di una stagione sicuramente positiva, è inutile ribadirlo, una stagione importante, dopo 18 anni ti ha portato un trofeo a Napoli, una salvezza tranquilla, ottenuta con largo anticipo e i playoff sfiorati, no? Un bilancio più che positivo. Paolo, dici benissimo, hai fatto il resoconto in due parole della stagione. Eravamo partiti con obiettivi della salvezza e, come hai detto tu giustamente, abbiamo raggiunto l'obiettivo realmente, diciamo, già a gennaio. Poi c'è stata questa vittoria di una Coppa che penso che, oltre che rimarrà nella storia di Napoli, perché dopo 17 anni è ritornata la Coppa Italia a Napoli, ma è un motivo per tutto lo staff, per la società, per i proprietari, grosso vanto. Chiaramente dobbiamo, e poi abbiamo mancato i playoff solo per differenza canestri rispetto a Tortona. Se anche fossimo arrivati ai playoff sarebbe stata una stagione perfetta. Ci è mancato un piccolo gradino per considerarla perfetta, ma credo che sia stata, come hai detto tu, una stagione molto ma molto soddisfacente. Tu sei stato un buonissimo ex giocatore, un dirigente. Che cosa ha fatto scaturire in questa squadra tutta questa positività? Un gruppo coeso. Una squadra non lunghissima dal punto di vista del roster, ma che ha combattuto per 9 mesi su più fronti e ha ottenuto un risultato prestigioso. Secondo te qual è stata la chiave? Qual è stato il segreto? A parte logicamente la vicinanza della società e una certa organizzazione. No, ma hai detto bene, io sono stato prima giocatore e poi general manager per tanti anni. Credo che i successi della squadra partono dalla proprietà, dall'organizzazione societaria. Quest'anno c'è stata una rivoluzione, i proprietari hanno deciso di investire su un amministratore delegato come Dalla Salda, il quale ha fatto delle scelte particolari, prendendo Lombard, che per me rimane, oltre che un amico, una persona formidabile, un grosso conoscitore della pallacanestro, non solo italiana ma europea. Ecco, la scelta fatta poi su Igor Milicic.
devo dire che tutto lo staff, compreso Pancotto, il Cavaliere e Digno, c'è stato un clima cordiale, un clima di collaborazione, di amicizia, che secondo me ha portato veramente la squadra a dei livelli altissimi per la coesione che c'è stata all'interno del gruppo. Senti, adesso sarà difficile ripetersi e migliorare, soprattutto anche perché la gente, sai benissimo, a Napoli vuol sempre qualcosa in più. L'anno prossimo bisognerà sicuramente, a partire dal 21 settembre, sicuramente si aspetterà qualcosa di più da questa squadra, da questa società. Noi quando siamo arrivati la società aveva progettato di fare un piano triennale per raggiungere un certo livello di competitività nel campionato italiano. Chiaramente la vittoria della Coppa Italia ha anticipato un poco questi passi, questi piani della società, e quindi noi ci troveremo a dover affrontare, ma con serenità, come abbiamo sempre fatto quest'anno, un campionato nuovo nel quale chiaramente l'obiettivo sarà quello di migliorare quest'anno. Chiaramente sarà difficile, ma noi lavoreremo affinché questo possa accadere. Obiettivo logicamente è migliorare anche l'impiantistica, c'è sempre questo progetto del nuovo palazzetto che sembra un fantasma dietro l'angolo che non si riesce mai ad acchiappare. Tu che pensi? Insomma, succederà veramente qualcosa in città anche dal punto di vista strutturale? Il palazzetto, il luogo dove giocare, è secondo me la base per poter partire verso qualsiasi tipologia di progetto. Ma io credo che quest'anno ci sia veramente la possibilità che questo famoso palazzetto dello sport Paleventi possa essere veramente costruito. Il sindaco, quando ha premiato la squadra al Comune di Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia, aveva preso impegno che ciò accadesse. So che per giugno, fine giugno, dovrebbe indicare già l'area che potrebbe essere quella di Napoli Est. E poi penso che Napoli, a prescindere da pallacanestro, abbia bisogno di una struttura sportiva, di una struttura dove fare eventi con una capienza maggiore dei 4.000 che possa offrire il Palabarnu. Grazie Peppe. Grazie a te Paolo. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Allora, siamo in un angolino del palazzetto, però dobbiamo celebrare una bellissima stagione. Siamo con Pedro Lompart. Allora Pedro, le sensazioni di una stagione che rimarrà comunque nella storia di Napoli con la conquista della Coppa Italia, una stagione sicuramente importante, ci dici la tua, dai, a ruota libera. Sì, la verità che penso che abbiamo fatto una stagione che possiamo dire che abbiamo fatto storia, e con una salvezza fatta molto prima di quello che si aspettava, dopo il grande successo della Coppa Italia che rimarrà nella storia, e non abbiamo avuto forza per arrivare al playoff, ma abbiamo finito con lo stesso punti che il numero 8. Io penso che se al vice campionato qualcuno ci faceva firmare questo, lo firmavamo senza nessun dubbio. Assolutamente, quindi una stagione sicuramente da incorniciare, no? Una grande stagione. Senti, qual è stato il segreto di scegliere tutti i giocatori che poi alla fine si sono rivelati importanti in un roster che non era lunghissimo? Un lavoro molto intenso durante la scorsa estate, insieme all'allenatore, a Cavaliere, a Pancotto, a Pepe Liguori, un lavoro di squadra che è andato bene. I giocatori si hanno trovato bene tra di loro e ora dobbiamo fare lo stesso. Senti, il futuro, ci sono tante voci, tante chiacchiere, cosa ci puoi dire? Il futuro, sì, sul futuro ti posso dire che sicuro che Napoli avrà una squadra forte, e in questo momento sotto contratto solo abbiamo Lever, la Nicolau e Dumavor. Lavoreremo per avere qualcuno in più, e speriamo poter chiudere qualche giocatore in più di quello che quest'anno abbiamo avuto, ma sarà difficile perché lo hanno fatto molto bene e si hanno revalorizzato. Allora siamo con Alessandro Dalla Salda. Alessandro, un bilancio di questa stagione naturalmente più che positiva, da settembre in poi fino alla scorsa settimana. Il bilancio non può che essere
devo dire la verità, oggi lo posso dire, molto positivo, eccezionale, per il fatto che rispetto alle aspettative abbiamo raggiunto tanti obiettivi, in primis quello di salvarci rapidamente. Questo toglie una pressione che tutti noi conosciamo, che è quella della salvezza. Aver raggiunto le Final Eight, averle vinte, questo resterà nella storia del Napoli Basket, ma soprattutto di tutta Napoli. Esserci già qualificati per un'altra occasione di vincere un titolo, che è la Supercoppa Italiana, che si disputerà il prossimo settembre, 21 e 22, una Final Four, e poi chiuso in bellezza con una bella vittoria, seppure mancato l'obiettivo del playoff, che era oggettivamente a portata di mano, ma che dopo la Coppa Italia la squadra, diciamo la verità, si è un po' svuotata e non ha più avuto la forza di raggiungerlo. Adesso cominciate a lavorare per il futuro, ci puoi anticipare qualcosa, insomma, cosa succederà? Allora, adesso c'è bisogno intanto di chiudere la serata, di chiudere questo periodo, di risolvere tutte le posizioni che abbiamo sospese con la parte sportiva, poi iniziare la programmazione sulla costruzione della squadra, ma prima di tutto mettere a posto ancora di più la società, strutturarci ancora meglio e cercare di avere un Napoli Basket sempre più solido. Senti, puoi naturalmente rassicurare tutti, Milicic, Lompart, lo staff tecnico, insomma, sarà confermato o c'è ancora qualcosa da vedere? Allora, diciamo la spina dorsale che parte un po' da me, diciamo così, e per arrivare a Pedro Lompart come direzione sportiva e come coach, head coach Igor Milicic, ci sono due aspetti da tenere in considerazione: i contratti, sono tutti in essere, tutti validi, e poi le motivazioni. Ad oggi non mi risulta di richieste particolari di volere cambiare aria, dunque dobbiamo prendere atto che rimarremo tutti insieme con la voglia di fare ancora e sempre meglio. Poi se qualcuno alzerà la mano lo dirà, ma ad oggi per il momento posso dire che nessuno ci ha chiesto di queste persone di uscire da questi accordi. Senti, capitolo giocatori? Abbiamo alcuni giocatori sotto contratto, che sono Lever, Jaborski, De Nicolao, Duke Mabor, Moussa Bamba, e arriverà anche in organico Stefano Saccoccio, un giovane giocatore delle giovanili che però siamo intenzionati di mettere sotto contratto o comunque di portare a fare il professionista. Tutti gli altri sono contratti in scadenza che andranno eventualmente rinegoziati anche in base alle indicazioni che poi lo staff dirà, Pedro in particolare insieme a Igor. Oggi è un po' presto, ma arriveremo anche a formare la nuova squadra. Quindi dal 21 settembre si torna in campo? In modo ufficiale sì, a Ferragosto circa riprenderemo la preparazione o comunque all'inizio di agosto. Grazie Alessandro, sempre molto gentile, grazie. Ciao. Grazie a voi a tutti. Si conclude così questo special dedicato ai saluti della Gemi Napoli Basket, dello staff tecnico e dei giocatori, a tifosi e simpatizzanti in quel della Fruit Village Arena Pala Barbuto. Noi eravamo lì per naturalmente raccogliere le dichiarazioni di qualche protagonista. Ora appuntamento al mese di settembre, e precisamente il 21 settembre con la Supercoppa inizierà nuovamente una stagione per il Napoli Basket, e speriamo sia naturalmente foriera di grandissime soddisfazioni come sempre. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine Facebook, di iscrivervi al canale YouTube e naturalmente seguire anche il nostro canale Instagram, che è curato particolarmente dalla nostra redazione. Buon basket a tutti!